Now on to Time Watch continues to investigate the chilling facts that are gradually coming to light about the secret military and civilian organization, the Gladio, believed to be responsible for the deaths of so many innocent victims. My daughter had gone on holiday with her boyfriend, and 5 days into their holiday, on the 2nd of August, they were killed in the Bologna train bombing explosion. And they managed to identify Catherine's body later on Monday, but she was horribly disfigured. They only recognised her by Miss Southridge's blouse. In 1980, a bomb exploded at Bologna railway station, which killed 86 people. 6 years later, an official report revealed the existence of an invisible government in Italy, run by the state secret services and groups of political terrorists. It also identified a secret military and civilian organization under which neo-fascist groups were allowed to commit atrocities against civilians for political motives. Inizialmente nel mandato che il Parlamento ci aveva dato, noi dovevamo occuparci delle stragi irrisolte in Italia, a cominciare dalla grossa, la prima grossa piazza Fontana, giù scendendo gli attentati ai treni, Brescia, e poi si arriva alla strage della stazione di Bologna, stragi di minori come numero di morti, tipo quella di Peteano. Peteano è stato un atto di guerra, motivato da una ragione molto semplice. I corpi di polizia, i servizi di sicurezza e le forze politiche che usufruiscono dei servizi e di queste forze di polizia hanno strumentalizzato il neofascismo italiano. Lo hanno strumentalizzato fin dai primordi, fin dal 1945-46. Peteano nasce come un atto di rivolta, come un segnale di rivolta contro questa strumentalizzazione, colpendo l'arma più rappresentativa dello Stato. On May the 31st, 1972, the carabinieri in Peteano received a phone call. Senta, vorrei dirle che glase una macchina che ha due buchi sul parabrezza, no? Fra la strada di Pozzo Terfermata a Savogna. Three policemen were lured to a car primed to explode. All three were to die. Da destra non si poteva e non si doveva attaccare lo Stato e chi lo Stato rappresentava. Bisognava attaccare i civili, quello che è il popolo, le donne, i bambini, le persone innocenti, strane ad ogni gioco politico. Per una ragione semplice, perché bisognava obbligare questa gente, l'opinione pubblica italiana, a rivolgersi allo Stato, a rivolgersi al regime per chiedere maggiore sicurezza. Il ruolo della destra d'Italia è stato proprio questo. Si è messo a servizio di apparati di Stato che hanno alimentato una strategia che giustamente è stata definita della tensione
in quanto bisognava portare la gente ad accettare in qualsiasi momento, nell'arco di un trentennio dal 1960 al 1985-86, la possibilità di uno stato d'emergenza. Quindi la gente avrebbe barattato molto volentieri parte della sua libertà con una sicurezza, con la sicurezza di poter camminare sulle strade, viaggiare sui treni, salire sugli aerei, entrare in banca. Questa è la logica politica che sta dietro tutte le stragi, che rimangono impunite proprio perché lo Stato non può condannare se stesso o proclamare se stesso colpevole di quello che ha fatto. I magistrati avevano notato in tutte una interferenza più o meno pesante, molto spesso pesantissima, di servizi, di uffici riservati della polizia, di organi insomma dello Stato, che invece di aiutare il magistrato a trovare la verità imbrogliavano le carte perché la verità non venisse trovata. L'esistenza di strutture clandestine all'interno dei servizi segreti di sicurezza italiani è emersa per la prima volta, seppur in maniera molto generica, già nel corso del 1984, a seguito di dichiarazioni rese da un detenuto per processi di natura politica, Vincenzo Vinciguerra, sull'esistenza appunto di queste strutture clandestine collegate alla CIA e ai servizi segreti in genere del mondo occidentale. Ci furono degli stragisti, degli autori di strage, mi riferisco in particolare a Vinciguerra, che fu il reo confesso della strage di Peteano, che al giudice Casson nell'84 descrisse la struttura Gladio in termini assolutamente precisi, puntuali, dettagliati, che potevano figurare nell'appunto che poi lesse Andreotti alle Camere. Io come venga a sapere l'esistenza di questa struttura parallela? Faccio parte di Ordine Nuovo, che altro non è che un'organizzazione legata, dipendente dai servizi di sicurezza italiano. I gladiatori, gli elementi che noi contattavamo per l'arruolamento, ricevevano delle informazioni, dei pacchetti di informazioni di contenuto progressivo nel tempo, cioè non si diceva tutto al primo incontro, si diceva solo quello che secondo la procedura dei servizi segreti si chiama la necessità di conoscere. Cioè si diceva solo quello che loro dovevano sapere, ma non si parlava dell'intera struttura, NATO e via discorrendo. Ora, che venga fuori un autore di strage, mai contattato per entrare nella struttura, mai arruolato, che venga fuori descrivendo tutta l'operazione, questo mi fa pensare che ci sia stata tutta una specie di magma terrestre che era informato di depositi, di armi, e di struttura clandestina che forse agiva o che ha agito anche al coperto di una struttura ufficiale. Loro hanno fatto per 40 anni tutto il possibile perché Gladio rimanesse un segreto. È stato detto che è stato un miracolo che per 40 anni l'Italia, che non è il paese dei grandi segreti, abbia tenuto un segreto. The Italian stay-behinds were brought to train at a secret base in Capo Marajù, in Sardinia. Siamo a qualche chilometro a sud della città di Alghero, su una collina dalla quale si può vedere la famosa base di Poglina, cioè quel complesso che si chiamava Centro Addestramento Guastatori. Nel 1959 sono andato per la prima volta a Capo Marajù in Sardegna. Non sapevo dove ero, non sapevo, perché come avete letto eravamo trasportati su aerei con i vetri chiusi. Arrivavano all'aeroporto di Fertilia, venivano imbarcati a Roma, arrivavano con un aereo mascherato, da lì venivano trasbordati su un pulmino mascherato, cioè tutto chiuso, venivano scaricati
davanti alla palazzina del loro alloggio, e da lì iniziava l'addestramento. Dipendeva appunto da un ufficio che era l'ufficio ricerche, l'ufficio R, l'ufficio che addestra normalmente le spie e dei reparti speciali. Io, in quanto impiegato nell'ufficio di controspionaggio, dipendevo da un ufficio confratello che si chiamava l'ufficio D. Quindi tutti e due, ufficio D e ufficio R, dipendevano dall'organo centrale, dal SIFAR. Si dava un'idea dell'organizzazione, come era composta, si diceva che era una cosa segretissima, che i loro nomi non sarebbero mai venuti fuori e che ne erano a conoscenza pochissime persone. I never attended the Stay Behind base in Sardinia at a time when training was actually going on. These were the times that I visited. It was very much VIP trips. The Italians are very much for VIP. Everything ran very smoothly. I had the greatest admiration for the men out at the base. Si faceva vedere anche per un paio d'ore, per una mattinata, come funzionavano gli esplosivi. Ma loro non li toccavano mai, eh. Era solo i nostri specialisti che facevano vedere queste cose. E appena assunto l'incarico all'inizio del mio comando della sezione, la mia prima preoccupazione, probabilmente questo era dovuto al mio passato militare, dove come comandante di reparto ero molto orientato a conoscere i miei uomini, la mia prima preoccupazione fu di incontrare alcuni di questi uomini che oggi si chiamano gladiatori. E questi, avendo ricevuto un indottrinamento che li portava a considerare anche un intervento interno, pensassero che questo intervento interno dovesse essere anticipato o perlomeno programmato nell'imminenza di un'invasione, per evitare appunto che questi collaborazionisti, per chiamarli così, del patto di Varsavia potessero agire alle spalle della resistenza. Ordine Nuovo si ritrova in tutto, ma mai in una battaglia ideologica propria. Si proclama nazionalsocialista, ma in realtà il suo capo, Pino Raut, ha lavorato per lo Stato Maggiore delle Forze Armate nate dalla resistenza, è stato un esperto del SID e ha reclutato uomini per queste strutture parallele. Il comunismo ha cambiato tattica, non attacca più frontalmente le strutture degli stati nel mondo occidentale, si insinua in queste strutture, ma è un perfetto strumento bellico che lavora ogni giorno. Quindi tutti gli strumenti anticomunisti di tipo classico non hanno ancora preso appieno coscienza di questa realtà. Diciamo che è una teoria che una parte della magistratura sta seguendo, che invece è che l'esplosivo che stava dentro ai NASCO possa essere stato utilizzato nell'attentato di Peteano. Avvisaglia l'ho avuta un pomeriggio, quando mi sono venuti due giornalisti del Gazzettino a chiedermi se sapevo qualcosa circa qualche deposito di armi qui nella chiesa di Santa Petronilla. Qui, proprio qui sotto, un tanto così, hanno trovato qui due casse da questa parte, lì le hanno trovate subito. E poi il testo diceva anche a 30 centimetri dalla finestra, e quindi si sono portati qua a 30 centimetri così e hanno scavato qui. Una cassa era particolarmente da loro temuta, l'apertura di una, perché conteneva una bomba al fosforo. Infatti ha mandato fuori anche il maresciallo, i carabinieri, tutti quanti fuori, sono rimasti solo i due artificieri dentro quando hanno aperto questa cassa. Una aveva i due mitra. Tutte le armi erano nuove, nuovissime, mai usate, quindi in perfetto stato di conservazione. Abbiamo trovato documenti che dicono, che davano direttive ai comandi periferici di imbrogliare i magistrati. Dovete dire al magistrato che queste armi
erano armi di contrabbandieri, che erano armi dei tedeschi, che erano armi... Insomma, dicono, pur sapendo che erano armi di Gladion... Dopo l'attentato di Peteano, si è mosso un meccanismo che è identico poi per tutti questi fatti accaduti in Italia. Un meccanismo di depistaggio, cioè arma dei carabinieri, Ministero dell'Interno, Guardia di Finanza, Servizi di Sicurezza Militare e Civile, hanno accertato la verità sulla matrice ideologica dell'attentato, vale a dire sulla mia responsabilità, nell'arco di 20 giorni. E hanno deciso con una motivazione politica di coprire quella matrice. Sempre parlando delle carte che io ho potuto vedere, perché ripeto il periodo precedente, a me non risulta che sia stata fatta una perizia o che siano esperti in esplosivi, so perfettamente a chi si riferisce il generale Serravalle, siano andati ad Auresina. È andato un ufficiale dei carabinieri che tra parentesi è morto adesso, soltanto per vedere com'era la situazione. Da questo ritrovamento casuale di questo deposito, Serravalle e il suo superiore diretto Fortunato, che era il capo della sezione esteri dello spionaggio, presero la decisione di smobilitare tutti i 139 NASCO e presero la decisione dicendolo al capo del servizio, ma senza avvertire né il governo, almeno dalle carte, e senza dirlo agli americani. General Serravalle was to meet with Howard Stone, chief of the Rome CIA station. E Stone era venuto perché sollecitato da me, nel senso che io, appena preso il comando della sezione, avevo notato che i finanziamenti americani, perché erano tenuti dagli accordi bilaterali a finanziare l'operazione, ma soprattutto il loro invio di mezzi e materiali bellici, aveva subito un tempo d'arresto. E non avevo capito il perché, non capivo il perché e non mi davo delle spiegazioni. Allora provocai questo incontro per sapere i motivi della cessazione di questi aiuti, di questo rifornimento. E quindi dopo mesi di lavorio tra il diplomatico e il militare riuscii finalmente a invitare in Sardegna al centro di addestramento Mr. Stone e Mr. Sednawi, proprio per porre la domanda: guardate, questo è il nostro centro di addestramento, eccetera, voi potete assistere a quello che siamo capaci di fare, perché non vi siete fatti più vivi? Se questa è una posizione del governo americano, ne prendiamo atto, ma voi però una risposta ce la dovete dare. E realizzai che gli interessi della CIA, rappresentati appunto da questi due funzionari, non erano molto centrati sul grado di efficienza di addestramento che noi avevamo raggiunto, ma riproposero la questione del controllo interno, cioè delle predisposizioni da adottare contro moti di piazza, scioperi di grande estensione, di scala nazionale, si intende, e soprattutto eventuale crescita del Partito Comunista. Quando Gladio comincia, perché poi 56, soprattutto negli anni 60, è stato abbastanza attivo, gli americani più volte nei briefing, nei meeting che facevano, sostenevano il fatto che bisognasse anche adoperare la struttura per contro insorgenza. Però questa storia finì abbastanza presto, perché nel 1966 la CIA cominciò a capire che non era più il caso di insistere su queste strutture, e praticamente allentò la sua pressione non solo in Italia ma anche in Germania e anche in Belgio. E Mr. Stone disse chiaramente che gli aiuti, i finanziamenti e il supporto della CIA erano condizionati dalla nostra intenzione di mettere in atto, di programmare, di pianificare questa
diciamo così, queste misure di contrasto all'interno. A che io gli feci presente che non era previsto appunto dalle direttive Stay Behind e non era previsto dall'istituzione Gladio, perlomeno negli anni in cui questa discussione si avverava. Il problema di cosa sapevano i carabinieri di Gladio e subito i carabinieri che stavano sul settore del nord-est dove Gladio aveva il massimo delle forze, io devo dire che sapevano quasi tutto. Nel passato esistevano queste armi conservate presso carabinieri e anche alcune caserme dell'esercito, e il sistema col quale chi era destinato poteva prelevare queste armi era il raffronto con una banconota da 1.000 lire, metà della quale era in possesso di chi doveva prelevare l'armamento, metà della quale invece era in possesso del comandante della caserma. Una parte dei depositi erano nelle loro caserme. Conoscendo l'arma dei carabinieri, è inconcepibile che un comando periferico, anche un generale periferico, non racconti al comando centrale. Quando si verifica l'attentato di Peteano, benché sia un attentato rivolto contro l'arma dei carabinieri, vi muoiono 3 carabinieri. Questi decidono ugualmente di coprire. Trovano ancora più conveniente coprire che non agire contro chi ha ucciso dei loro commilitoni. Per motivazioni politiche innanzitutto, che vengono mascherate oggi sotto il profilo della sicurezza nazionale. Le indagini si sviluppano lungo tutte le piste possibili. Si interrogano circa 200 persone, si setacciano tutti gli ambienti. La voce della telefonata che invita i carabinieri a recarsi a Peteano viene ascoltata da migliaia di persone, ma nessuno la riconosce. Stamane a Gorizia l'annuncio degli arresti. Gli indiziati per la strage di Peteano, tutti meno il più giovane, sono pregiudicati, furti, risse, legami con l'ambiente della prostituzione. Escluso il movente politico, l'ipotesi su cui gli inquirenti si sono mossi è quella della vendetta nei confronti dei carabinieri. Stamane, dietro denuncia del comando di Legione Carabinieri di Udine e in esecuzione di provvedimenti dall'autorità giudiziaria, abbiamo arrestato 6 persone con un'azione coordinata da parte dei reparti speciali carabinieri di Gorizia, di Udine e di Verona. Il generale Mingarelli, all'epoca della strage di Peteano, era il comandante della Legione dei Carabinieri di Udine. Può essere strano che un ufficiale superiore dei carabinieri si sia prestato a coprire i responsabili di una strage nell'ambito della quale erano morti dei carabinieri. Nella strage di Peteano Mingarelli ha in qualche modo inquinato l'inchiesta, come le ho detto prima, e per questo sono stati condannati lui e altri ufficiali dei carabinieri. Il generale Mingarelli indubbiamente conosceva l'esistenza di Gladio. Cioè conosceva l'esistenza di una struttura segreta parallela alle forze armate che operava in Friuli nell'ambito della sua giurisdizione come ufficiale comandante della Legione Carabinieri di Udine, ed è un uomo chiave, un personaggio chiave, perché l'avvio di tutto quanto, anche se a livello di esecutore di ordine, parte proprio da lui. Mingarelli è stato condannato per reati connessi a depistaggi, in primo grado a 10 anni e 6 mesi di reclusione, che poi sono stati abbassati in secondo grado, ed è questa la sentenza tuttora pendente, fino a 2 anni e mezzo. On December the 7th, 1970, Prince Valerio Borghese organized neo-fascists in an attempt to overthrow the Italian government. The Italian Ministry of the Interior was to be captured. But after units had moved into position, a telephone call cancelled the entire operation. In the aftermath of the aborted coup, the existence of the parallel structures of Gladio was uncovered. Il giorno del golpe Borghese, precisamente la sera dell'8 dicembre del 1970, ho ricevuto l'ordine di fare una esercitazione di ordine pubblico, quindi di uscire con un certo numero di personale di sicuro affidamento,
Sì, cosa significa di sicuro affidamento? Selezionato tra ragazzi che non sono estremisti né da una parte né dall'altra, ed andare a presidiare determinati punti che potevano essere sensibili a una sommossa, a una qualsiasi cosa di questo genere. Mi è arrivato un messaggio appunto che mi diceva attivare esigenza triangolo. Attivare esigenza triangolo voleva dire appunto uscire in ordine pubblico e andare a raggiungere quei punti che ciascuna unità dell'esercito doveva raggiungere con personale scelto per evitare appunto delle sommosse, dei movimenti insurrezionali. Io conoscevo solo a quell'epoca l'esistenza di una struttura di persone certamente anticomuniste, però che poteva essere attivata esclusivamente in caso di invasione del territorio nazionale. Una volta arrestato nel 1974, mi sono trovato, il 13 dicembre 1974, mi sono trovato in questa situazione molto imbarazzante, che il giudice che mi interrogava continuava a farmi degli interrogatori e io mi accorgevo che questo giudice, o in buona o in mala fede, andava a indagare come se fosse qualche cosa di rivoluzionario o di anticostituzionale, quella che invece era, a mio avviso, questa organizzazione di sicurezza. Allora io mi trovavo in questa situazione. I miei superiori militari e il giudice appartenevano pur sempre allo stesso Stato, alla stessa nazione, allo stesso potere. Potevo io dire al giudice certe cose? No, perché ero vincolato dal segreto militare. Era giusto tacere alla giustizia queste cose e lasciare che il giudice perseguisse delle persone innocenti? Questo è stato il mio dramma per parecchi mesi. Allora ho chiesto di parlare con un mio superiore. Ho chiesto insistentemente. Alla fine il giudice mi ha portato un generale. The general forbade Colonel Amos Spiazzi to speak. He was General Vito Micheli, head of the Italian Secret Service. Micheli later invoked state secrecy in order to cover up the existence of the Invisible Legion. Faceva segno di non parlare, mi faceva segno così, tanto è vero che il giudice stesso ha visto che faceva segno di no. Quindi a voce mi diceva di sì e a cenni mi faceva segno di no. Lì venne alla luce tutta una organizzazione, soprattutto fondata sul gruppo della destra, di estrema destra, della destra radicale, che era Ordine Nuovo, a cui partecipava in qualche modo Spiazzi, pur essendo ufficiale superiore d'artiglieria. C'era anche un generale che, quando il giudice Tamburino gli fece il mandato di cattura, fuggì felicemente, era il generale Nardella. Da allora è sempre rimasto latitante, anche se c'era chi avvertiva che alla fine del mese andava a riscuotere lo stipendio. Io sono stato chiamato dal generale Nardella mentre mi trovavo in caserma per andare al circolo ufficiali, dove poi, appunto, lui era direttore, per parlare con alcuni personaggi, due o tre persone, adesso non ricordo perché siamo nel 1971-72, mi sono accorto di trattarsi effettivamente di personaggi aderenti alla massoneria. La massoneria internazionale nel dopoguerra si è assunta il compito di partecipare in prima persona alla battaglia anticomunista. Moltissimi ufficiali dell'esercito italiano, specie se di grado superiore, sono iscritti alla massoneria, come molti magistrati, come molti funzionari di polizia, come molti ufficiali dei carabinieri. Il neofascismo non poteva restare esente da questo fenomeno. Lucio Gelli, io l'ho scritto nel mio documento e lo affermerò sempre. È entrato a far parte dei servizi speciali italiani durante la guerra. Quando allora i servizi si chiamavano SIM, Servizi di Informazione Militare. È andato in Jugoslavia a seguito di Piero Parini. Gelli era un fascista convinto. Ha partecipato al doppio gioco dell'Italia nella penisola balcanica, quando noi combattiamo con i tedeschi contro i titini, ma combattiamo con i cettrici e gli inglesi contro i tedeschi e i croati. Ed è quindi entrato in possesso di segreti che gli hanno permesso di non essere dopo emarginato. È entrato in quello che è il grande gioco, il gioco sporco dello spionaggio. E ha continuato questa sua carriera anche nel dopoguerra, sempre nell'ambito dei servizi di sicurezza italiani.
Lei deve sapere che la P2 era un'associazione composta dai cervelli migliori di tutti i settori, sia dal servizio militare, sia dal campo culturale, sia dal campo imprenditoriale, sia nel campo dei burocrati, sia nel campo del settore dei finanzieri. E noi facevamo delle relazioni, delle considerazioni, e si fornivano dopo al Parlamento, si fornivano attraverso i nostri iscritti a chi ne aveva bisogno di queste relazioni per poter migliorare la situazione. La loggia P2 non è un centro di potere occulto, è un centro di potere palese, occulto per l'opinione pubblica, non per lo Stato e i vertici dello Stato, che ha svolto la sua funzione ben precisa in questa battaglia anticomunista e che io considero una di quelle strutture parallele che possa equiparare a Gladio, non con compiti militari, ma con compiti di politica interna, di sovversione interna. P2 was basically, I guess you might call it, a wholly owned subsidiary of the company in Italy. The members were people who had been recruited by Gelli for their unswerving loyalty to the cause of anti-communism, I would say conservative democratic principles, and the furtherance of American aims and policies in Western Europe. Il 69 è l'anno dove l'escalation terroristica arriva, si rivela in un modo drammatico, perché comincia nella primavera con attentati in tribunale, arriva l'agosto con l'attentato contemporaneo a una decina di treni in viaggio per tutta l'Italia, e arriva al massimo con la strage a Milano. Il ruolo di Freddy Ventura e del gruppo di Padova è un ruolo di comprimari. Non sono loro gli unici responsabili dell'attentato di Piazza Fontana. Loro partecipano, come ho già detto anche in sede giudiziaria, a me Trincon nell'ottobre del 72 mi disse in maniera esplicita, al Trincon mi riferisco, che è un elemento di punta del gruppo di Padova, mi disse in maniera esplicita: siamo stati noi. Però non risponde al vero che sono stati soltanto loro. Altre persone hanno partecipato a Roma, non del gruppo di Padova, persone che non sono mai state identificate. Le indagini per la strada, per la strage di Piazza Fontana, ebbe una vita molto travagliata, nel senso che delle 5 bombe, l'unica che aveva provocato delle vittime, ed erano vittime non da poco, perché morirono 18 persone, altre 80 rimasero ferite nella Banca Nazionale dell'Agricoltura. La polizia non ebbe esitazione fin dall'inizio a dire, anche in campo internazionale, quando chiese la collaborazione delle altre polizie, che le indagini erano orientate su gruppi estremistici di natura anarchica. Io mi sono trovato di fronte a uno scherzo di cattivo gusto da parte di alcune forze politiche che hanno strumentalizzato alcuni settori della magistratura. Sono stato in un primo tempo condannato, poi assolto, la mia sentenza di assoluzione è stata annullata, sono stato di nuovo giudicato e alla fine definitivamente assolto. E per questa avventura politico-processuale penitenziaria sono stati impiegati 13 anni della mia esistenza. Piazza Fontana è il momento d'arrivo terminale di un'operazione che doveva portare alla proclamazione dello stato di emergenza. E più che i servizi segreti militari, dietro Piazza Fontana e gli attentati del 12 dicembre 1969, ci sta il Ministro dell'Interno, l'Ufficio Affari Riservati. Quindi il gruppo di Freda ha questo ruolo di esecutore
non di organizzatore, tantomeno di mandante degli attentati del 12 dicembre. Ma risultò pure da alcuni accertamenti che a Padova, sempre in, in quei giorni, credo in maggio, era stato Guido Giannettini. Guido Giannettini che risultava anche sull'agenda di Giovanni Ventura. Sono stato collaboratore del SID. In che forma? Ero un collaboratore esterno. Che facevi? Fornivo delle informazioni, ovviamente. Ogni volta che Giannettini mi parlava delle cose, continuava il discorso operativo che faceva con Maletti, io non capendo niente perché non era detto, mi facevo scrivere il tutto e lo passavo a Maletti. Maletti è stato l'ultimo, dunque io ero collaboratore del reparto D del SID, ero a contatto diretto col capo del reparto, prima il colonnello Viola, poi il colonnello Gasca, poi il generale Maletti. Fu fatta una perquisizione a casa di Guido Giannettini e nel corso di questa perquisizione furono, lui era già andato via, non era già irreperibile, ma furono trovati in casa sua rapporti analoghi a quelli che apparentemente risultavano essere di un servizio segreto con delle sigle particolari che erano state trovate nella cassetta di sicurezza nella banca di Montebelluna, cassetta di sicurezza intestata alla madre di Ventura. Mi pare che tra i documenti conservati in una cassetta di sicurezza di cui aveva la disponibilità la madre di Ventura, ci sia stato tra le varie carte, ce ne fossero alcune che contenevano degli indirizzi di agenti di servizi segreti americani operanti in Italia. Io all'inizio conobbi Freda e Freda aveva queste notizie su... Allora erano movimenti filocinesi, erano i primi movimenti di contestazione in Italia, che ebbero nel Veneto, furono fra i primi, i primi operarono nel Veneto e successivamente, siccome io stavo a Roma e Freda a Padova, invece Ventura faceva spesso dei viaggi da Padova, dal Veneto a Roma, allora Freda mi mise in contatto con Ventura e poi seppi che era proprio Ventura che aveva dei contatti diretti con l'organizzazione della sinistra extraparlamentare del Veneto. La modesta statura di Giannettini, a mio avviso, non si prestava a nessun impiego, nemmeno un'utilizzazione passiva. Non vedo quale apporto la sua attività, era un giornalista, avrebbe potuto dare al servizio segreto di questa Repubblica. Sono un gruppo provinciale che si mette praticamente a servizio, come altri gruppi, come già lo era Ordine Nuovo, come lo era Avanguardia, come lo erano altri gruppi meno noti. Di questa strategia, e la portano avanti, la strategia prevedeva infiltrazione a sinistra e questo l'hanno fatto quasi tutti, l'ha fatto Ordine Nuovo, l'ha fatto Avanguardia, l'ha fatto ovviamente il gruppo di Padova. Attentati da attribuire alla sinistra e tutti hanno fatto le stesse cose. Prima linea era diretta a fare degli attentati per farli ricadere sulla sinistra, la seconda linea invece era di infiltrazione nei gruppi di sinistra e per indurre anche questi gruppi estremistici della sinistra extraparlamentare a fare degli attentati e quindi a inserirsi in questa strategia che mirava ad acuire l'attenzione allora sociale e politica nel paese. Non sono né io né i miei amici di allora eravamo membri di qualsiasi partito politico, nemmeno di estrema destra. Costituivamo delle piccole forze che si definivano allora extra parlamentari. Freda firmava rapporti informativi come agente T, ma il gruppo di Padova era composto da Freda, che si proclama ancora oggi nazionalsocialista, ma lavorava per i servizi di sicurezza italiana. Massimiliano Facchini, che è un collaboratore dei servizi di sicurezza italiane e lo ha ammesso finalmente anche il generale Gianadelio Maletti, capo del reparto D. Gianni Casaline, informatore dei servizi segreti italiani, e l'hanno ammesso ufficialmente finalmente. Anche questo faceva parte del gruppo di Freda. Quindi anche per limitarci a tre nomi, vediamo che era un gruppo numericamente ristretto, tre
dei dirigenti lavorano e risultano operanti per i servizi segreti militari italiani. Quando cominciarono a filtrare delle voci circa il mio possibile coinvolgimento nel processo contro Freda e Ventura, allora io interruppi i contatti col generale Maletti e li tenni attraverso il capitano La Bruna. Giannettini non è stato portato alla frontiera, Giannettini, è questo che non... Giannettini per sua volontà e dicendoci che doveva andare a fare un servizio in Francia, un servizio giornalistico in Francia, partì. Noi non facemmo altro che accompagnarlo, io lo feci accompagnare all'aeroporto da un mio sottufficiale. Tenga a precisare che Giannettini era in possesso di un biglietto di andata e ritorno aereo per Parigi e tutto. Biglietto che non è stato pagato dal servizio, ma che lui ne era in possesso. Il possesso di questo biglietto, perché la deformazione professionale ci mette a cautelarci anche per cose che noi non sappiamo dire il perché, il possesso di questo biglietto ce l'ho io. Fu lui che, quando venne a sapere che era imminente una perquisizione a casa mia o comunque una ricerca da parte del giudice di Milano, fu appunto La Bruna che mi accompagnò a Fiumicino. La proposta fatta a me di partecipare all'operazione di Freda nell'autunno del 1973 da una persona del Fozzorze legata al Ministero dell'Interno. Questo diciamo solo come prova evidente di un'attività di copertura. Basti pensare che uno dei pochi processi nei quali ci sono due ufficiali dei servizi segreti militari, il generale Gerardino Maletti e il capitano La Bruna, condannati in forma definitiva proprio per la partecipazione, proprio per il favoreggiamento concesso ai militanti del gruppo Freda Ventura. Io mi sono allontanato da Catanzaro, che era la città in cui avevo il mio domicilio coatto, il mio domicilio obbligato, non sono fuggito, per la precisazione. E per quanto riguarda Ventura, ci siamo allontanati dall'Italia in due momenti diversi, e con mezzi diversi e con aiuti diversi, che io sappia. Che aiuti? Aiuti personali. Nessun aiuto dei Svizzi qui in Italia. In quel momento là noi avevamo Guido Giannettini a disposizione, che stavamo sottoponendo ad interrogatori. Era alla nostra attenzione l'attività soprattutto svolta da Guido Giannettini, e avevamo scoperto che Guido Giannettini era uno di quelli che credeva nell'esistenza attuale in Italia della cosiddetta guerra rivoluzionaria, e aveva fatto un intervento. E la cosa estremamente interessante era che questo convegno era avvenuto sotto il patrocinio dello Stato Maggiore della Difesa, e che praticamente l'intervento di Giannettini non era solamente sulla guerra rivoluzionaria, ma anche sulle misure che dovevano essere adottate per contrastare la conquista del potere da parte dei comunisti. E questa strategia della controguerra rivoluzionaria era proprio nel acuire le tensioni sociali, nel far vedere il pericolo di della sinistra, pericolo che doveva essere evidenziato attraverso attentati, ma anche compiuti facendoli ricadere sulla sinistra, ma anche attraverso infiltrazioni. Maletti, diciamo così, mi ha aiutato a lungo, anche quando ero all'estero, e a un certo punto poi è stato costretto ad abbandonarmi. Chi lavora con i servizi informativi sa che questo può succedere. Credo che la vita di ciascuno di noi venga utilizzata da chi ha maggior potere di noi. A Platone diceva che noi uomini siamo dei burattini nelle mani degli dèi. Ecco, nel mio caso riconosco di essere un burattino nelle mani delle idee, ma non di uomini,
dei servizi segreti o di forze politiche nazionali o extranazionali. Voglio dire che la mia guerra l'ho fatta io come volontario, seguendo il disegno strategico che le mie idee mi comunicavano, e basta. La strage di Bologna viene in un momento in cui massimo è l'allarme del regime e l'allarme dei servizi di sicurezza italiani, alleate e nordamericane, per la potenza elettorale raggiunta dal Partito Comunista Italiano. Quindi la strage di Bologna, anche questa, risponde, come tutte le altre stragi, alla logica di uno Stato che, non sapendo più come fronteggiare un nemico politico, ricorre ai mezzi estremi, ai mezzi della violenza da attribuire ora agli estremisti di sinistra, ora agli estremisti di destra, per giustificare un suo eventuale intervento. Non c'è altra verità sulla strage di Bologna. Io non credo che nessuno abbia messo la bomba di Bologna. Quello è stato un incidente di trasporto. In quell'epoca l'esplosivo si trovava quasi ai supermercati in Italia, e qualcuno che è andato, che veniva dall'est e aveva questi pani, senz'altro erano gente che lo trasportavano a altre parti, e si sono fermati, forse era già il 2 di agosto, non dobbiamo dimenticarlo, erano giornate in cui c'era grandissimo calore, qualcuno passando ha preso la sigaretta e l'ha gettata lontano, così, senza volere, senza pensare. Quelli che trasportavano l'esplosivo sono quelle vittime che non hanno saputo identificare, e che ce ne sono tre morti che non hanno saputo identificare perché erano ridotti in poppiglia. Anche sotto regimi come il regime comunista o i regimi fascisti, che sono i più forti dal punto di vista della polizia, no? Non è facile arrivare alla scoperta di una strage, per la semplice ragione che è l'attentato più vile che si possa fare, ma anche il più facile. Si deposita una bomba e si va via, e questo è tutto. E dopo la strage non lascia tracce, proprio perché distrugge tutto e non si trova più niente. Per quanto riguarda queste stragi, che possono essere state fatte un po' da tutti. There's no evidence that the Americans paid the terrorists or those who ordered the bombings, but secret CIA documents do reveal a pattern of payments to people connected with the Italian secret services, some of whom knew nothing at all about Gladio's role in bombings and kidnappings. There's a MIBS document which lists people and their importance and what they received monthly. For instance, a fellow named Guido Giannettini, on a scale, it was a 5, and he only received $1,000 a month. Now, Pino Rauti was a 2, he received $4,000 a month. Saravalli was a 1 and got $6,000 a month. Alavena was a 1. He got $5,000. Micheli was the one who got $5,000 a month. D'Amato was the one who was paid out of an embassy fund. Cauchy was a 5. He was paid directly by Licio Gelli. Thank you.
Next Wednesday's program examines the truth behind the assassination of Italian Prime Minister Aldo Moro.